Ciao a tutti! Mi avete chiesto di presentarvi il mio nuovo compagno di viaggio, questo meraviglioso basso che ho progettato insieme a Pierluigi Cazzola, il boss della Laurus. Eccolo qua, tipica forma dei bassi Laurus. Legno che ricopre il body, meraviglioso, guardate che venature. È un castagno americano che ha più di 40 anni. Poi parliamo un po' delle caratteristiche di questo basso. Qui c'è una camera tonale qui dentro, vedete, che esalta il suono. Poi un'altra caratteristica sono le selle dove appoggia la corda, perché hanno degli spoiler che allungano il suono tantissimo. Sentite. Poi due pick-up e quindi impianto passivo. Due volumi, uno per pick up e un unico tono, come i bassi di una volta, perché io mi sto accorgendo che più tolgo e più mi diverto, nel senso che non c'è bisogno di tutta quell'elettronica in uno strumento come il basso, io credo, per i miei gusti. E lo dimostra il fatto che siamo tutti alla ricerca di comprarci dei bassi degli anni 50 e 60, che sono preziosissimi e suonano da paura proprio nella loro semplicità. E allora ho voluto riprodurre un pochino un basso di quel tipo. Ma la vera caratteristica di questo basso è la tastiera, in quanto essendo io un bassista cantante, o un cantante che suona il basso, fate voi, ho bisogno di avere tutto in un unico strumento. Quindi le note intonate, precise, quando accompagno e quindi con i tasti, e le note senza tasti per avere il suono del fretless, quel suono che un po' mi ha caratterizzato dal 1978, quando io ho importato questo suono, questo modo di suonare nella musica pop. Spero che si riesca a vedere la tastiera, ma non credo. Ecco, vedete? Si capisce che il re e il sol, le corde più sottili, non hanno i tasti, mentre il mi e il la hanno i tasti. E quindi io posso tranquillamente fare un assolo. Quando vado giù a cantare ho la nota perfetta perché cado nelle due corde con i tasti. E questa è una grandissima comodità, perché se devi cantare e fare l'accompagnamento con un basso fretless, sei costretto a buttare un occhio ogni tanto, perché devi capire dov'è il segno del tasto per essere intonato, perché certo che se suoni solo lo intoni guardando un pochino, ma cantando e suonando non è la stessa cosa. Ecco qui. Ecco perché ho progettato questo basso, che infatti, guardate, qui è proprio scritto Red Canzian Project, perché è di una comodità incredibile. Adesso questo nuovo amico io devo ancora imparare a conoscerlo bene, no? Però mi sembra fantastico. Non so se penso all'introduzione di Lindbergh. Incredibile come suona, come canta, oppure che ne so. È bellissimo, vi giuro che ieri l'ho portato in studio a Milano
ho fatto sentire il suono al mio tecnico, al mio ingegnere del suono, Antonio Napo, ed è rimasto sconvolto anche lui perché ha una botta sotto, una precisione di suono e una definizione che è incredibile. Veramente sono felicissimo di questo studio e farò tutto il prossimo concerto acustico che abbiamo preparato per l'estate, ovviamente sperando di andare a suonare da qualche parte, perché noi siamo pronti. Abbiamo preparato un set acustico dolcissimo, bellissimo, con delle trovate di arrangiamento veramente belle, e io farò tutto lo spettacolo con questo basso, perché ho tutto, ho l'accompagnamento e ho il canto. Fantastico. Poi ha degli armonici veramente bellissimi. Ragazzi, sono proprio contento e vi saluto.